Riconnesso i futuri faraoni, oggi andiamo alla nuova mappa. Il nostro nuovo faraone Snofru intende fare in modo che la propria dinastia, la quarta, sia ricordata come la più grande di tutti i tempi. I suoi architetti hanno ideato una tomba ancora più spettacolare di quella di Uni e il faraone desidera che tu ne supervisioni la costruzione. Dovrai stabilire un insediamento a sud di Dashur, il luogo scelto per la sua piramide Sghemba. Una volta operativa, la città fornirà la forza lavoro necessaria al completamento del suo ambizioso progetto. La piramide Sghemba deve essere costituita da una struttura interna in pietra, successivamente rivestita con calcare bianco perché risplenda sotto il sole del deserto. Troverai calcare a sufficienza ad Ashur, ma dovrai importare la pietra. Il faraone desidera che i confini si estendano ancora più a sud, quindi ha inviato il suo esercito a invadere la Nubia e fondare una città fortificata a Buhen, oltre alla seconda cataratta del Nilo. Verso nord, l'Egitto ha intrapreso una relazione diplomatica con gli Encomi sull'isola di Cipro. L'isola deve il suo nome all'abbondanza di rame che ora noi importiamo in modo massiccio. Puoi ottenere delle pietre preziose dal recente avamposto di Serabit Kadim nel Sinai. Ultimamente le forniture sono irregolari a causa delle continue incursioni di beduini e canaaniti. Non siamo certi che le forze egizie possano resistere ancora per molto. Questa mappa ha dato un bel po' di difficoltà perché la posizione in cui noi iniziamo non è delle più favorevoli. Quindi cosa succede praticamente? Bisogna inizialmente appunto piazzare il centro della nostra cittadina non troppo lontana dai campi con il limo, quindi della golena che praticamente si contrae, eccetera, perché se utilizzassimo invece la pompa dell'acqua potrebbero esserci dei problemi, ovvero praticamente dispendio di denaro. Quindi iniziamo a posizionare al centro, come sto facendo io in questo momento, sì, la piazza del nostro, la piazza delle commemorazioni, ok? Piazziamo qui ovviamente tutto quello che ci serve inizialmente, quindi il palazzo del governatore per poter commerciare, il palazzo invece l'altro sempre che riguarda praticamente la sfera economica, altrimenti avremo problemi. Esatto, in questo modo sfruttiamo la zona verdeggiante per poter mettere i pozzi dell'acqua, altrimenti avremo problemi con l'acqua. Mi raccomando, non piazzare il porto nella parte più piccola, perché ovviamente là non passano le navi, ma bensì nella parte destra della mappa e non troppo in alto, perché altrimenti le navi non ci andranno. Il punto in cui io ho posizionato, diciamo, come uno dei punti migliori, in modo tale che le navi arrivano, non ci sono problemi, perché potrebbe essere, diciamo, un pochettino, tra virgolette, buggato. Va bene, non ci scordiamo di attivare il nostro granaio. Io l'ho disattivato, cioè ho messo in postazione di disattivare tutto in modo tale che io ogni volta decido, che è molto più veloce, secondo me. E quindi, ecco, iniziamo a mettere il grano. Altre cose che ci riescono a far tenere a galla l'impero sono le seguenti: il grano. L'eccellenza di grano può essere venduta a buon prezzo, può essere venduta sia a livello fluviale, sia praticamente tramite beduini camminando, quindi via terra.
E poi la birra, quindi dobbiamo mettere, appunto, io ho fatto tre inizialmente, tre fattorie di grano e poi una fattoria di orzo, e mettere almeno tre distillerie. Questo ci permetterà all'inizio di poter sopravvivere e non andare in rosso con le nostre finanze. Attenzione, posizionare sempre costantemente il nostro settore delle tasse in modo da non avere problemi, e qualche poliziotto sempre in giro, perché potrebbero derubarci le nostre tasse sottratte al popolo. Come si vede dalla mappa, dall'altra parte c'è pure praticamente una zona dove ci sono i campi, però diciamo che questo stralcio di terra già più che sufficiente per poter far sopravvivere sia la cittadina sia a far vendere, ok, i nostri prodotti ai luoghi esterni, ecco. Come al solito io non ho fatto una velocità molto aumentata, perché comunque sono stata dietro al progetto della costruzione della cittadina. La vera e propria problematica è inizialmente riuscire a capire come poter sopravvivere. Poi c'è anche il discorso che una volta che tu hai l'orzo, quindi hai un pochettino di entrate, quindi quel minimo indispensabile per evitare di arrivare in rosso, bisogna portare una parte della cittadina dall'altra parte del fiume per poter vendere il calcare. Il calcare dà un sacco di soldi, quindi una volta che inizia a muoversi l'economia su questa direzione, non ci dovrebbe essere alcun tipo di problema. Quindi insomma bisogna attenzionare questa è la vera difficoltà di questa mappa, cioè i primi tre anni evitare di arrivare in rosso, di arrivare almeno 5.000 debit. Allora, io non ho messo la paglia, nessun deposito, perché intaserebbe semplicemente la produzione, e non può essere, cioè i mattoni non servono alla costruzione della piramide, quindi eliminate completamente il progetto, e non si può vendere nemmeno il mattone, quindi out completamente. È un materiale che non serve praticamente alla mappa, anzi intaserebbe le nostre finanze, e la nostra economia. Bisogna stare molto attenti agli dèi, perché si possono arrabbiare molto facilmente, e se facciamo arrabbiare per esempio un ra potrebbe distruggere le nostre coltivazioni, potrebbe anche potrebbe portare le malattie, insomma queste cose così. Sulle richieste del faraone ci chiederanno magari birra, calcare, debet e grano. Ok, niente di che. C'è pure il discorso che a un certo punto ci sarà un combattimento, quindi meglio attivare il prima possibile tutte le vie rotte commerciali, anche se tu non commerci quell'elemento, comunque attivalo sempre, perché ci potrebbe essere problemi in seguito, ok? Perché una cittadina verrà attaccata da questi beduini, questa gente che non è, diciamo così, egiziana, e potrebbe condizionare la nostra economia. Quindi bisogna un attimo essere conoscere questo dettaglio, altrimenti ci potremmo trovare nei guai. Esatto, questo. Il tempo del gioco è abbastanza lungo, perché la costruzione della piramide è lunghissima, ci vorranno un sacco di pietra che non abbiamo, quindi dobbiamo comprarla da altre cittadine. E il calcare, vabbè, quello lo produciamo, ma il calcare è praticamente una quantità inferiore rispetto alla quantità di pietra che ci servirà, quindi bisogna un attimo stare attenti. Poi a un certo punto, per esempio mi è successo, potrebbe esserci che una cittadina, grazie al tuo commerciare, grazie al fatto che tu hai assolto tutti i doveri che ti chiede il faraone, uno di questi altri paesi sempre egiziani, potrebbero darti della pietra, quindi bisogna avere poi alla richiesta ovviamente il nostro deposito adibito a solo pietra, e ci servirà, quindi non scartare la pietra che ti potrebbe arrivare da altre cittadine, ok? Poi la mappa è particolare, perché
In alto, qua verso l'alto, abbiamo questo limo con la golena che appunto c'è l'acqua del fiume Nilo, mentre praticamente sia a sud, quindi a sotto, alla mappa della zona sud, sia la zona praticamente a sinistra, c'è una zona che praticamente potresti coltivare, però ha bisogno della pompa dell'acqua e ha bisogno anche dei canali di irrigazione. Insomma, io penso che dovrebbe essere un'ultima chance perché costerà veramente un sacco di soldi, quindi è uno sforzo economico abbastanza oneroso che noi all'inizio non possiamo nemmeno far fronte. Ecco. Poi, secondo me l'economia deve essere. Vedi, l'orzo pure ha chiesto. Comunque, secondo me l'economia deve essere svolta così: vendere orzo e birra, grano, calcare. Dopo il calcare inizierà a comprare l'argilla per poter fare il vasellame da poter rivendere. Dopo l'argilla, che è diciamo, un po' più diciamo, easy come richiesta perché non è, generalmente non costa tantissimo la materia prima. Poi, dopo questa, fare il papiro, quindi comprare il materiale prima del papiro, quindi le canne del papiro per poter fare il papiro e poi rivendere il papiro, che questo è un po' più cospicuo, fino ad arrivare praticamente al lino, quindi acquistare la materia prima al lino e poi fare la seta. La seta ci serve sia per quanto riguarda la mummificazione, che così aumenta un pochettino il discorso dell'infezione, delle malattie, delle malarie, eccetera, eccetera. Quindi ce la diminuisce questa problematica molto di più. Sì, praticamente ci serve per avere più entrate economiche. Infatti, verso la fine del video arriverò ad avere un'entrata di 35.000 debit che ci permetteranno di poterci dedicare completamente alla piramide. Gioielli non ne ho fatto perché già la cittadina era abbastanza alta di punteggio, di felicità, eccetera, eccetera, quindi è una cosa irrisoria, non te lo chiede l'obiettivo, quindi non l'ho fatto. E poi non potremmo rivendere poi alla fine i gioielli che abbiamo craftato dalle gemme. Quindi dal crafting non ci guadagneremo niente a livello economico, quindi sarebbe soltanto una spesa. La piramide è molto grossa, e quindi per esempio vedi qua il calcare. Poi un altro trucchetto. Siccome appunto come lo spazio è limitato qui, nelle non una volta aver diciamo, riuscito a costruire la strada, aver messo tutte le nostre fattorie possibili e immaginabili, mettere accanto, se possibile, i canali in modo tale da poter aumentare la fertilità della nostra fattoria. Non è per niente una dea malvagia, non con tutte, perché alla fine la zona è molto fertile. Rispetto a quelle che sono praticamente via terra. Poi, ovviamente, per incrementare la possibilità di avere dei minatori, fare una piccola cittadina dall'altra parte del fiume è necessario. Non bisogna dimenticare questo dettaglio. Quindi, appunto, adibire un tempio, acqua, la settoria delle tasse. Un centro per la cura delle malattie, incendi, quindi la caserma dei pompieri, bisogna mettere, insomma, quello è il minimo necessario per poter sopravvivere lì, non c'è bisogno di mettere grandi cose, ecco. E molti centri di ingegneria perché ovviamente le mire potrebbero crollare. Poi. Ah sì, mi ha dato un pochettino di problemi la mappa perché, ripeto, ho zero esperienza, i primi 2 anni sono terribili, cioè non ci arrivi. Devi capire soprattutto all'inizio cosa craftare. Io ho capito che sono le materie prime iniziali. Allora, non sono riuscita a colmare interamente la mappa con i cittadini perché non ce n'è bisogno. Ok? Però. La costruzione della piramide è stata veramente, veramente, veramente lunga. Poi, come ultima richiesta, ti chiedeva il granito, quindi devi comprare pure il granito. Insomma, bisogna fare qualche cosa. Ah, e poi ho piazzato pure qua il tempio di Ptah. Ho
messo tutto quello che c'era, l'oracolo, insomma, ho completato tutto a un certo punto. Ho fatto un pochettino una cavolata perché l'ho messa tipo appunto così a metà. Invece io consiglio appunto di fare la strada tutto intorno, però soltanto un accesso al tempio, piazzare davanti al tempio qua al centro di ingegneria, perché potrebbe crollare. Che tempio nel problema che devono avere un centro di ingegneria nei paraggi perché potrebbe crollare, non prendono fuoco generalmente. È più difficile. Appunto, poi ti romperà un pochettino le scatole perché vogliono più soldi. Esempio, già 3.000 debit. Io lamentato soltanto di 3 punti. Ho più di 3. Volete che non me lo chiedere ogni volta. È già più che sufficiente perché dopo quanto potrebbe essere? 10 anni? Ok. Ti chiederà un aumento dello stipendio, quindi va bene. Come si può fare, non è uno sforzo praticamente alto. Esatto, allora già iniziamo a accettare l'argilla, così da fare il vasellame da poter vendere. Ok. Ora allora, proviamo un pochettino del gioco. Allora, per completare tutta la campana, la mappa, ci sono volute all'incirca 4 ore di gioco.
Ma vi sarete accorti, il video l'ho mandato avanti veloce perché effettivamente altrimenti il video sarebbe stato troppo lungo e troppo, diciamo, lento. Tutto sinceramente non ha senso. Eventualmente, se avete qualche dubbio, volete vedere il video un pochettino più lento, potete con YouTube rallentare il video senza alcun tipo di problema, ma appunto alla fine basta un piccolo sguardo per capire esattamente cosa bisogna fare, cosa bisogna non fare. Ripeto, la difficoltà di questa mappa è un po' altina secondo me stavolta, quindi direi difficoltà di media difficile, ok, per le fasi iniziali. Ecco, questo che dicevo, praticamente c'è stato un assedio a una città vicina e questo potrebbe causarci dei problemi. Piazziamo la piramide, che così ci potrà garantire pian piano la conclusione di questa mappa. Bisogna farlo.
detto ogni tot di tempo, appunto, c'è questa cosa, qui bisogna sempre stare un occhio da idee perché potrebbero rompere le scatole. Parliamo un pochettino di Dashur. Allora, Dashur è una località nel deserto, sulla riva occidentale del fiume Nilo, a circa 40 km da Giza e pochi chilometri a sud della zona archeologica di Saqqara. Vi è una necropoli, fra le migliori conservate, conosciuta per la presenza di complessi piramidali e per numerose tombe nobiliari di notevole importanza archeologica. Ma a Dashur, oltre agli importanti siti funerari, sulla riva riva destra del Nilo, nel Wadi al-Gahawi, vi sono i resti della più antica diga del mondo, risalente alla quarta dinastia, le cui dimensioni erano di 100 metri di lunghezza e 50 di altezza. Molto interessante. E non la necropoli. La necropoli di Dashur è un agglomerato costruito da vari complessi piramidali, da sepolture di nobili, da un villaggio di operai e funzionari ubicato tra Saqqara Sud e il sito archeologico di Mazguna, è a 45 km dal Cairo. Presenta una superficie di circa 5x3 km e si estende in zona desertica, all'inizio dell'altopiano libico, su di un terreno cedevole che procura notevoli problemi alla costruzione della piramide romboidale del sovrano Snefru, che è quello che stiamo facendo noi, perché era Snefru il tizio proprio della piramide. Nel 1967 il sito venne dichiarato zona militare, posto sotto strettissima sorveglianza e quindi interdetto sia al pubblico sia agli studiosi, mettono accessibile nel 96. Pur essendo un'area molto estesa, è stata praticamente poco frequentata, ok, è studiata nonostante il vasto numero di sepolture e le sue piramidi, alcune delle quali costruite prima di quella di Giza, che in origine erano 11, tutte edificate in quella che costituiva l'antico undicesimo nomo dell'Alto Egitto. Ad Ashur avvenne il passaggio molto importante dalla piramide a gradoni alla piramide vera e propria, che è quella di Snefru, detta piramide rossa o settentrionale, costruita in pianta quadrata con inclinazioni di 45 gradi e progenitrice di quella più famosa, che è quella di Cheope, alla quale però non è inferiore per caratteristiche costruttive. Nelle necropoli compaiono per la prima volta innovazioni architettoniche classiche della quarta dinastia, ovvero piramide classica, piramide accessoria, tempio funerario, rampa processionale e tempio a valle. Risulta mutato anche l'orientamento dei complessi funerari da nord a sud, come in quella della terza dinastia, o a est a ovest, in diretto collegamento con il cammino eterno del sole. Il sito può essere così suddiviso in complessi piramidali, necropoli nobiliari e città degli operai. La necropoli nobiliare è costituita da sepolture ipogee e mastabe, di cui alcune trovate intatte con splendidi corredi funerari, mentre nelle sottostrutture dei complessi piramidali sono state trovate anche le barche sacre e funerarie complete di slitte per il trasporto del sovrano defunto. A sud della necropoli vi sono due piramidi, una del sovrano Amenemhat IV e l'altra della regina Sobek Nufru-Re della undicesima dinastia.
che spesso vengono indicate come appartenenti alla necropoli di Dashur, ma in realtà sono il comprensorio archeologico di Mazguna. Complessi funerari. Complessi funerari di Dashur. Ok, i complessi funerari di Dashur sono le sepolture dei sovrani appartenenti sia all'antico regno che al medio regno, così identificata da nord a sud. Infatti c'è, come infatti diviso, il sud Dashur e nord Dashur, che sarà la prossima campagna, il nord Dashur. Allora, abbiamo la piramide di Sesostri III, piramide rossa della quarta dinastia di Snefru, il tizio che stiamo facendo noi. Poi c'è la piramide di Amenemta II, dell'undicesima dinastia, anche conosciuta come piramide bianca, la piramide sconosciuta del Medio Regno, la piramide di Amenemnat III, sempre undicesima, questa è, sì, dodicesima dinastia, anche conosciuta come piramide d'Era. Poi c'è la piramide romboidale di Snefru, poi la piramide di Amenemhâemhâ della tredicesima dinastia, i complessi sconosciuti, che forse sono appartenenti alla tredicesima dinastia, ma non si è sicuri. Queste dimore eterne, di eternità, vennero edificate su due linee parallele, dove in una si trovano le piramidi più antiche e nell'altra le piramidi più recenti. Durante l'antico regno, il sovrano Snefru ne costruì due, con pietre provenienti dall'altopiano libico e risultano le meglio conservate. Quindi, bel lavoro Snefru. Il Samano e il Medio Regno edificarono in mattoni crudi con eccessivo rivestimento in calcare, fine di Tura, ma le piramidi furono quasi subito saccheggiate delle pietre di copertura. Data la grande vicinanza con le terre fertili ed i villaggi, contribuendo a rendere gli ammassi informi su cui erano, su cui ancora il trascorrere del tempo ha inferto senza clemenza dei danni. Queste tre scelsero Dashur, sia questi re scelsero Dashur sia per riposare vicino al loro illustre predecessore, Snefru divinizzato, sia per la posizione strategica sulla carovaniera che portava a Fayyum, via commerciale e passaggio obbligatorio. Le piramidi del Medio Regno furono costruite sul limite dell'altopiano, che essendo molto vasto, consentì di edificare secondo i canoni architettonici dei complessi funerari, senza sacrificare antiche sepolture, e vengono chiamate piramidi di Morgan, dal nome dell'archeologo Jacques de Morgan, che le studia per primo. La più grande piramide è la piramide detta piramide romboidale o a doppia pendenza. La seconda, in ordine di tempo, costruita da Snefru, padre di Cheope, della quarta dinastia, dopo il fallimento dell'edificazione di quella di Medium. È una costruzione davvero particolare, perché i lati presentano una doppia inclinazione dovuta al cambiamento di progetto in corso d'opera. Inizialmente era stata progettata con l'inclinazione a 54 gradi dalla parete esterna, ma a causa di possibili difetti di costruzione, essa fu ridotta a circa metà dell'altezza, ovvero 43 gradi, appunto una doppia inclinazione. Il progetto originale doveva raggiungere l'altezza di 128,5 metri, ma dopo il cambio di pendenza arrivò all'altezza di 105 metri. Quella a doppia pendenza è la piramide che conserva la più ampia parte di rivestimento esterno. All'interno è caratterizzata da due camere sepolcrali principali, sormontate da soffitti realizzati con la tecnica del incorbellamento, a cui si accede attraverso due corridoi provenienti da due entrate differenti nell'edificio. La realizzazione degli ambienti interni rappresenta un prototipo che porterà poi alla realizzazione delle camere e dei corridoi della grande piramide di Cheope a Giza.
Snefru, il faraone che ordinò la costruzione di tale piramide, non fu soddisfatto della sua realizzazione, forse anche perché l'edificio presenta problemi di stabilità. Optò quindi per la costruzione di un'altra piramide, quindi di una nuova. Realizzò la sua seconda piramide a Dashur. È detta la piramide rossa a causa del colore della pietra utilizzata. Per la sua edificazione fu fatto tesoro dell'esperienza della costruzione della piramide precedente, a doppia benedenza, e venne scelto come grado di inclinazione dei lati, quello finale, della prima opera. La sua altezza originale arrivava ai 104 metri e non presentò mai problemi di stabilità. Fu un'opera ben riuscita e Snefru la utilizzò come sepoltura. Deduzione accertata dal ritrovamento dei resti umani e non dal sarcofago reale. La piramide fu costruita secondo lo schema del complesso piramidale canonico e Grinslen, che esplorò la struttura all'inizio del secolo scorso, riferì, seppure in modo vago, della scoperta durante la costruzione, presumibilmente del tempio a valle, a circa 400 metri ad est della piramide principale, ove terminava la rampa processionale. Purtroppo non sono state più effettuate indagini approfondite. Le due piramidi costruite da questo faraone sono di poco più piccole di quelle della celeberrima Giza, ma se si considera lo sforzo totale della loro realizzazione, insieme a quella di Medium, l'impresa costruttiva appare molto più titanica, considerando anche l'inesperienza dovuta alla novità dei tali progetti. Le altre piramidi esistenti ad Ashur sono della XII e XIII dinastia. I resti sono molto meno imponenti di quella di Snefru, poiché nell'epoca in cui furono realizzate erano cambiate tecniche di costruzione. Non si utilizzavano più i blocchi di granito per l'edificazione, ma i ben più economici e pratici mattoni di fango, che poi erano rivestiti con il solito calcare. Tutto ciò rendeva più semplice l'opera di costruzione, ma a lungo andare, soprattutto dopo l'asportazione del rivestimento, i mattoni di fango lasciavano lo scoperto, erano lasciati allo scoperto e si sbriciolavano. Infatti, dopo millenni, queste piramidi non hanno neanche lontanamente aspetto originale, ma sono masse informi che si stagliano sopra il deserto. Le due piramidi più significative della seconda dinastia sono quelle invece di Sesostri III, che raggiungeva l'altezza di 78,5 metri, e quella di Amenemta III, detta piramide nera, per la presenza di basalto, ed era alta 81,5 metri. In quest'ultima piramide fu ritrovata la statua Ligea di Ka di Hor, conservata nel Museo del Cairo insieme a Pyramidion. Le altre sono costruzioni minori molto danneggiate che non permettono rilevamenti precisi. Mi hanno fatto un guaio, vedi, per risparmiare è ufficio all'alzata. Ma c'è la storia dell'umanità proprio, non c'è niente da fare. Visto e considerato che Snefru è il protagonista di questa cosa, di questa campagna, della piramide, leggiamo un pochettino su di lui a questo punto, no? Visto e considerato che ancora qui siamo a metà dell'opera, ecco. Allora, vediamo chi è questo Snefru. Allora, Snefru. Egli, quindi, ok, questo è un articolo, vabbè, di Wikipedia, basta andare a cercare, l'ho trovato. Non esiste l'articolo in italiano, ma bensì soltanto in inglese, cosa che non capisco per quale motivo. Allora, Snefru, egli mi ha perfezionato e Horus, signore di Mahat, mi ha perfezionato. Può essere anche cercato come Snefru, Sneferu o Snofru. Ok. Ben noto anche con il nome ellenizzato di Soris. Co
Koiné in greco. Ok. Fu il faraone fondatore della quarta dinastia egizia durante l'antico regno. Infatti no, ci trovano l'antico regno. Le stime del suo regno variano, ad esempio, secondo l'Oxford History of Ancient Egypt, suggerisce che lui, praticamente il suo regno, abbia vissuto tra il 2613 a.C. e il 2589 a.C. Quindi all'incirca sarebbero 24 anni di regno, insomma. Mentre, secondo un altro studioso, ovvero Roth Kraus, suggerisce invece che il regno abbia vissuto per 30 anni. Poi un altro studioso, che si chiama, dico soltanto il cognome, Stadelmann, e dice che il regno abbia vissuto per 48 anni, quindi lui abbia governato per 48 anni. Un po' troppo. Considerato che è già a 30 anni, 40 anni e mezzo decrepito, ma erano altri tempi. Ha costruito almeno tre piramidi che sopravvivono fino ad oggi ed ha introdotto importanti innovazioni alla progettazione e alla costruzione delle piramidi stesse. Allora, praticamente dice questo: la lunghezza del regno, la cifra di 24 anni, diciamo canonici, che per ora viene identificato come il suo regno, il regno di Snefru, è oggi considerato una sottostima perché la data più nota di questo re è un'iscrizione scoperta presso la piramide rossa di Dashur che ha creato lui e che menziona il 24esimo conteggio del bestiame di Snefru, corrispondente ad almeno 24 anni interi, quindi significa che ha vissuto effettivamente abbastanza. Snefru, tuttavia, era noto anche per avere un minimo di almeno 3 anni dopo la data, che aveva vissuto almeno 3 anni dopo la data del conteggio del bestiame. Infatti, gli anni successivi sono il decimo, il tredicesimo e il diciottesimo conteggio. Sono attestati nella sua piramide che è stata costruita a Medium. Ciononostante, Snefru governò l'Egitto per almeno un minimo di 27 anni interi. Tuttavia, nella pietra di Palermo, cosa? Il Recto VI, in fondo al frammento mostra che il settimo conte di Snefru. Conte, aspetta, ma c'è qualcosa da andare, nel senso. Pietra di Palermo. Non so, questa non l'ho capito. Vero? Pietra di Palermo. Com'è possibile? Ma che cos'è sta roba? Pietra di Palermo. Shock. Dopo il mio shock, visto considerato che io vivo a Palermo e che ho conosciuto adesso, perché non ho mai letto da nessuna parte che esiste una pietra di Palermo in diorita, che è bellissima, poi ne parliamo. Dice che praticamente, in questo frammento, nella stessa riga, dice che praticamente l'anno ottavo c'era il suo Snefru. Quindi significa praticamente c'è una precedente colonna di questo pezzo, di questa pietra di Palermo. Che dice che praticamente viene menzionato questo Snefru. Ok, quindi viene menzionato nella Recto qua quinto, ma nel sesto non viene menzionato, quindi significa che in quel lasso di tempo probabilmente lo sarà scomparso, non sarà morto. Questa colonna deve quindi essere datata all'anno successivo al sesto conteggio di Snefru. Quindi il regno di Snefru sarebbe vissuto effettivamente all'incirca almeno 28 anni, perché ci sono periodi nei regni di Snefru nella quale gli egittologi hanno anche delle date, che sono il secondo, settimo, ottavo, fino al 24esimo conteggio, che sono noti e sono attribuiti a Snefru prima che vengano considerati gli anni successivi al conteggio del bestiame. Quindi è molto probabile che in realtà questo faraone abbia regnato per un tempo quanto pare superiore ai 30 anni, che sicuramente forse non si occupava ancora vivente, per costruire, certo, anche perché ha costruito tre piramidi, quindi il tempo sicuramente se ne è volato, quindi era presente, diceva, l'ha fatto lui, ma non 48 anni, perché il conteggio del bestiame non era regolarmente semestrale, quindi non è stato neanche regolare per un certo periodo, quindi insomma si sballano un pochettino le date. Parliamo invece della famiglia di Snefru. Allora, Snefru era il primo re della quarta dinastia dell'antico Egitto, che secondo
Manetho regnò per questi 24 anni, ma a quanto pare non è proprio così, saranno circa tra i 28 e 30 anni. Menatone era un sacerdote egizio vissuto dal III secolo a.C. che classificò i faraoni dell'Egitto dinastico in 31 dinastie. Quindi per questo noi parliamo delle dinastie, perché c'era questo Manetone, ok, che aveva fatto questa stima. Sebbene il suo schema abbia i suoi difetti, per carità di Dio, tuttavia gli studiosi moderni seguono convenzionalmente il suo metodo di raggruppamento. Il papiro Pris, una delle fonti del Medio Regno, sostiene che il fatto che il re Anu, il re Uni, fosse davvero il predecessore di Snefru, afferma che la maestà del re dell'Alto del Basso Egitto, Uni, giunse al luogo dell'approdo, cioè morì, e la maestà del regno dell'Alto del Basso Egitto, Snefru, fu innalzata come re benefico in tutta questa terra. A parte la successione di Snefru, apprendiamo che questo testo, che le generazioni successive lo considerano come benefico, insomma, è tanto dire. Questa idea può derivare dall'etimologia del nome del re, poiché può essere interpretato come l'infinito rende bello. Quindi è qualcosa di molto bello. Lui mi ha reso così, Ra mi ha reso perfetto. Non è chiaro se però Uni fosse il padre di Snefru, questo non si sa. Tuttavia, la pietra degli annali del Cairo indica che sua madre potrebbe essere stata una donna di nome Mere Sanctu, insomma, un nome particolare. Eteferes, prima, era la moglie principale di Snefru e la madre di Khufu, il costruttore della grande piramide dell'altopiano di Giza. Quindi, qualche cosa c'è, qualche relazione c'è. Dici, i figli di Snefru quanti erano? Erano un bel po' a quanto pare, tra cui il più famoso, che è quello che ha fatto poi il discorso della piramide dell'altopiano di Giza, fu Khuf, qua, Khufu, insomma, non lo dire bene, che è il figlio di lui, questa Eteferes prima, ed è viene identificato come successore diretto. Poi ce ne sono altri, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi 8 figli maschi. Tra cui alcuni sono stati tradotti a Medium, ad Ashur. Esempio, un altro era un sommo sacerdote di Ra a Eliopolis. Insomma, poi ce n'era un altro che invece era Visir, era il primo Visir di Snefru. E questo figlio è il maggiore emerito di Itet e si chiamava Nefermahat. Primo. E poi c'era Kanefer, figlio maggiore del re e figlio del suo corpo, però che è sepolto ad Ashur, ok, ed era il secondo visir di Snefru, ok. Ah, è diventato interessante. Mentre le figlie erano 1, 2, 3, 4 e 5, vabbè, quelle riconosciute ovviamente, e la prima, che era, vabbè, ha preso il nome della madre, Eteferes A, chiamano, perché poi ce n'erano altre. Ok, poi c'era la figlia del dio, qua significa, ok, forse porta da lì. Questo è molto interessante. Questa Nefer Tsu, figlia del re, figlia di dio, aveva un figlio di nome Khemued, che è conosciuto perché praticamente fu sepolto, c'era questa falsa porta e fu sepolto ad Ashur. Quindi c'era questa porta che non era la porta. In realtà era stato, diciamo, murato lì, favoloso. Poi Snefru, appunto, come abbiamo detto, è un personaggio molto importante perché è quello che ha costruito queste piramidi, no? E c'è la prima piramide che abbiamo fatto precedentemente, che era quella di Medium, no? Quindi, parliamo dei progetti di costruzione.
I momenti più noti del regno di Snefru sono le tre piramidi, appunto, reso famoso per questo. Ad Ashur, la piramide detta piegata, che è questa che stiamo mostrando qua, che è a sud di Ashur. La piramide rossa, che invece è a nord di Ashur, e poi c'è la piramide di Medium a Medium, che abbiamo fatto invece nella precedente puntata. Sotto Snefru ci fu un'importante evoluzione della struttura piramidale monumentale, che avrebbe portato alla grande piramide di Khufu, quella di Giza, che sebbene è stata vista come l'apice della maestà dello splendore dell'antico regno egiziano, è come una delle sette meraviglie è stata vista come una delle sette meraviglie del mondo all'epoca. La prima delle massicce imprese di Snefru è la piramide di Medium. C'è qualche dibattito tra gli studiosi sulla formazione che Snefru sia attribuita praticamente la potestà della piramide di Medium, e molti attribuiscono invece la vera origine della piramide di Medium al dio Uni. Tuttavia, però, la piramide è un notevole esempio della progressione tecnologica dell'ideazione e dell'ideologia che circonda le nuove sepolture del re. L'immensa struttura in pietra funge da testimonianza fisica del passaggio della struttura piramidale a gradoni a quella di una vera e propria struttura piramidale. Le indagini archeologiche sulla piramide mostrano che fu inizialmente concepita come una struttura a sette gradini, costruita in modo simile al complesso di Djoser a Saqqara, quindi la piramide di Saqqara. Successivamente, però, sono state apportate le modifiche per raggiungere un'altra piattaforma, e in una fase ancora successiva è stato aggiunto il rivestimento in pietra calcarea per creare la finitura liscia e angolata caratteristica di una vera e propria piramide, cioè che noi identifichiamo una vera e propria piramide. Completata di un passaggio settentrionale discendente, e ci sono all'interno due camere sotterranee ed una volta funeraria. La piramide seguente segue la piramide, questa qua di Medium, segue principalmente la convenzione delle tombe precedenti, in molti aspetti diversi da uno e dall'altro. Invece di essere una struttura sotto la struttura colossale, la camera funeraria è costruita direttamente all'interno del corpo principale, anche se molti sono vicini al livello del suolo. La piramide piegata, nota come anche romboidale o piramide smussata, che è a sud di Dashur, abbiamo potuto vedere. Allora, attesta ancora in modo maggiore praticamente innovazioni architettoniche delle piramidi. Come suggerisce il nome, l'angolo di inclinazione purtroppo cambia come abbiamo detto prima, dal 50% dal 55 gradi al 45 grado di livello superiore della piramide. È probabile che la piramide inizialmente non fosse progettata ovviamente in questo modo, come abbiamo detto prima, ma in realtà praticamente durante la costruzione hanno deciso di cambiare un pochettino qua la situazione. E infatti anche qua nel gioco non vediamo una piramide che non è perfettamente detta, ma appunto a un certo punto anche grossa, che si racchiude verso il centro. È probabile che la piramide, ok, come praticamente cosa era successo, siccome avevamo capito che la piramide molto probabilmente sarebbe crollata su se stessa, questo è stato un modo per stabilizzare la struttura dei sette superiori, e sono stati infatti posati orizzontalmente, seguendo quindi abbandonato completamente il progetto della piramide principale e il concetto di piramide a gradoni. Ok, le camere sotterranee sono molto più grandi e caratterizzate da pareti e soffitti a mensola con più complessi sistemi di saracinesche diagonali in atto. Poi ci sono le figure, poi c'è una citazione. È evidente che il design degli interni di... Mi chiedo se in questa città ci sia qualcosa da fare, per aspetto di scarichi una mia. L'architetto che ha cercato di sperimentarlo. Un volume monumentale, perché sono 50.000 di cubi praticamente, sono un bel po'. Piedi di cubi.
la più grande piramide costruita fino a quella data. Quindi significa che questa piramide era veramente un progettone, doveva fare sfigurare tutte quelle precedenti, che erano a gradoni. La piramide satellite, che completa la piramide piegata di Snef, invece introduce ulteriori cambiamenti all'architettura Mi dell'epoca, chiedo se in questa città ci quando il sia qualcosa da passaggio fare è mentre aspetto stato che non costruito arrivi. salendo verso ovest, in contrasto con la direzione convenzionale discendenti verso nord, dei passaggi delle piramidi costruite in precedenza, verso le camere funerarie. L'Egitto ha deciso di aprire la Bent Pyramid al turismo nel 2019, quindi molto recente. Però per la prima volta era stata aperta nel 65, come abbiamo detto prima, c'è stato il discorso che c'era stata la guerra ed era un sito militare, quindi non era per niente accessibile. Quando il passaggio però è stato costruito, salendo verso ovest, in contesto con la direzione convenzionale, come detto prima, verso le camere funerarie. Con l'aumento... aspetta... sarà... Allora, è accessibile prima nel laterale, Mi chiedo se in alta questa città ci 18 sia qualcosa da metri, fare mentre aspetto che che scarichino si gli presume alieni. sia stata costruita per la moglie di Snefru, quindi Etemferes. È la prima volta che questa piramide adiacente viene aperta al pubblico dopo il suo scavo nel 1956. Quindi, se volete andarci, è perfetta. Poi c'è la piramide rossa, che poi c'è invece quella di nord di Snefru, che noi vedremo praticamente la prossima puntata. Questa ce la conserviamo, poi ce la andiamo a vedere. Poi ci interrompiamo qui. Volevo vedere invece questo fatto della pietra di Palermo. E questa è molto interessante. Allora, che cos'è sta pietra di Palermo? Ok, io sono di Palermo, mi interessa cade. Quindi la pietra di Palermo è un frammento della stele di Indiorite della Diorite anfibolica nera. Materiale questo sconosciuto. È il più antico annale regale conosciuto nell'antico Egitto, dell'Egitto faraonico, e costituisce una fonte fondamentale per la ricostruzione della fase dell'antico Egitto della civiltà egizia. Riportata infatti in incisioni su entrambi i lati l'elenco dei faraoni d'Egitto della prima e della quinta dinastia, della prima alla quinta dinastia, il nome delle loro madri ed il livello raggiunto anno per anno delle piene del Nilo. Nomi non riportati da altre fonti a noi pervenute, quindi niente, è unico nel suo genere. Sono riportate anche le donazioni di terre e beni effettuati dai sovrani al dio Ra, ad Hathor e alle anime di Eliopolis. Oggi dove sta sta pietra? È ospitata al Museo Archeologico di Salinas a Palermo, città da cui la pietra prende tradizionalmente il nome. Cioè, io posso andare a vedere praticamente. Questa me la segno. Descrizione: allora, i frammenti della stela è la più grande fra i sette finora rinvenuti, quindi ce n'è di più. Misura di 43 cm di altezza e 30,5 di larghezza. Reca in giro su entrambi i lati l'elenco dei faraoni d'Egitto dalla prima alla quinta dinastia, il nome delle loro madri, appunto il livello raggiunto dalle piene dell'anno. Reca incise anche le conquiste di una nazione, terra, come ho detto prima. Invece altri pezzi più piccolini ritrovati si trovano nel Museo Egizio del Cairo e sono Petrie Museum of Egyptian Archaeology di Londra. La maggior parte delle informazioni sulla prima e sulla la seconda dinastia sono andate disperse. Mannaggia, mi sa, peccato. Ci sono incertezze riguardo alla data della pietra di Palermo. Ovviamente, ce n'è solo una, non si capisce bene, un frammento poi. Non è noto se l'iscrizione sia stata fatta in una volta sola o se parte dall'iscrizione siano state aggiunte in periodi successivi. Non è inoltre noto se risale al periodo che viene descritto nell'iscrizione, ovvero la quinta dinastia, e la datazione più propria per la realizzazione della stele è la metà della quinta dinastia. Quindi
che regnò tra il 2500 a.C. e il 2350 a.C. circa, durante il periodo della storia egizia chiamato Antico Regno. La collocazione originale della stele è sconosciuta, ma si ipotizza che sia stata ritrovata a Eliopolis o nelle rovine del tempio di Ptah a Menfi. Si ritiene anche che in origine avesse una lunghezza di circa 2 metri ed un'altezza di 60 cm. I faraoni menzionati, decifrabili nel periodo predinastico del Basso Egitto, sono Seka, Tahu, Tesh, Neheb, Uechanar e Mecca. Faceva parte di una grande lastra di diorite anfibolica nera, sulle cui facce fu incisa la cronaca di circa 700 anni di vita egizia. La stele fu frammentata in diversi pezzi, molti dei quali andarono perduti. La pietra si trova dal 1877 nella collezione del Museo Archeologico di Salinas, proveniente da donatore privato. Ah, poi giunta. Ed è Ferdinando Gaudiano. E l'originale del reperto fu identificato dall'egittologo Schaffer. Nel 1903 furono scoperti 3 frammenti più piccoli. Uno è stato usato come fermaporte. E gran parte del suo testo fu così cancellato. Questo è tipo una barzelletta. E il terzo fu rinvenuto in un sito archeologico a Menfi. Addirittura. Madre. Nel 1914 però Petrier Fildes Petrier ne acquistò un quarto frammento, a quanto pare, in un mercato di antiquariato. Il pezzo è esposto al Petrie Museum of Egyptian Archaeology di Londra e contiene informazioni sui sovrani della seconda dinastia e della quarta dinastia. Nel 1973 un quinto frammento fu acquistato in un mercatino dell'antiquariato, di nuovo, e si trova ora nel Museo Egizio del Cairo. Perfetto. Nel 1999 Tommy Wilkinson divenne il primo studioso a indagare tutti e 7 frammenti esistenti, pubblicando le conclusioni sugli antichi annali l'anno seguente. Quindi nel 2000 poi questo Toby ha fatto questa traduzione. Quella è fermaporta, è devastante. So cosa fare nel fine settimana. Andrò a vedere questa stele unica del suo genere, che sa per quale cazzo motivo è finita qua a Palermo. Non penso che sia una cosa positiva. Ma quella è fermaporta, cioè c'è una pietra, scrizione, fermaporte. La mente umana non ha limiti, è la sua follia. C'è niente da fare. Dove sta sto Salinas? Vediamo. Io ho in questa città questo microscopico paesucolo di cacchio. Qua a Palermo abbiamo una cosa unica nel mondo e nessuno lo sa, come sempre, perché sempre la cultura qui non fa audience. Benissimo. Quindi il Museo Archeologico Regionale di Salinas è un museo che ha sede a Palermo, ok, possiede una delle più ricche collezioni archeologiche d'Italia e testimonianza della storia siciliana in tutto il suo paese, che vanno dalla preistoria al Medioevo. Al suo interno sono conservati reperti e manufatti dei popoli che hanno determinato la storia dell'isola. I Fenici, i Fenici erano gli stessi che stavano a Tunisi in Algeria, premettiamo, poi gli antichi erano quelli. Poi ci sono i Punici, i Greci, i Romani e i Bizantini, ma anche manufatti dal tipo poi come quelli appunto egizi, da cui la pietra, e poi gli Etruschi, che gli Etruschi, insomma, Nord Italia. Sono
della zona della Jugoslavia, in realtà, gli Etruschi, che erano greci che si sono spostati, sono andati praticamente nella zona che c'era l'ex Jugoslavia, quindi Albania, queste robe così, e poi sono andati praticamente a insediarsi, che molto probabilmente Romolo e Remo erano degli Etruschi che avevano deciso di andare a conquistare altre robe, c'è niente da fare. Almeno certezza non ce n'è, ma possibilità 70%. Vi è conservata la pietra di Palermo. Cioè, cazzo, c'è scritto. Shock. Bellissimo. È un'importante testimonianza della storia dell'antico Egitto egiziano. Ah, vabbè, dai, beh, almeno lo scrivono come prima cosa. Meno male. Si stavano preoccupando. Poi, allora, quando è nato sto cavolo di museo? Nel 1814 è stato un museo nazionale fino al 1977 ed è stato identificato, è stato dedicato a Antonino Salinas, appunto, cioè archeologo e numismatico palermitano, che la diresse dal 1973, ovviamente, fino alla sua morte, che è del 1914. Mi sembra anche giusto. Insomma. Sarebbe bello pure andare a leggere un attimo. Ah, perfino c'è scritto pure il percorso su Wikipedia. Sta a vedere se è così anche oggi, perché ne dubito. Ci sono diverse qua collezioni, a quanto pare. Il museo è composto da collezioni private. Ah, ok. Il museo è composto in parte da collezioni private acquistate dal museo o donazioni allo stesso museo nel corso dei secoli. Quindi, attenzione. Quindi sono esposte cose che sono private di altri. Quindi, tra cui abbiamo la rete di bronzo, scultura bronzea, che proviene da Siracusa. Ok, scultura viene attribuita alla cerchia di Lisippo, altro grande pezzo. La pietra di Palermo, che qui dice che appunto è la stele, anfibolica nera, eccetera, eccetera. Sì, vabbè, fa il riassunto di quello di prima. E poi c'è un altro frammento, si chiama Fregio del Partenone. Attenzione, questa anche. Ci sono persino le foto. Attenzione, questa è fatta bene. Molto, 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 molto interessante. Molto, molto interessante. Mannaggia la miseria, cioè, come far diventare un piccolo chiodo in mezzo al mondo, sperduto un pezzo di polvere, in qualcosa di molto più importante. Incredibile. Perfino Palermo ogni tanto spunta così a caso. Perché non ha un senso, ma vabbè. Strano che non hanno piazzato tipo a Roma, queste robe così. Ma vabbè, dai. Lasciamo a questa piccola città in cui vivo un minimo di senso. Ok. Comunque, dai, tornando un attimino a gioco qua. Stiamo quasi per finire praticamente la costruzione della nostra piramide romboidale, inclinata, smussata, insomma come lo vogliamo chiamare. Questa seconda piramide di Snefru. Tutto va bene. Come ho detto prima, siamo arrivati a 35.000 debet di prosperità, quindi a voglia di soldi. Meno male. Quindi l'economia va più che bene. Tutto va nel verso giusto. Ora, manca soltanto il fatto del completamento, che ce ne vuole di tempo per completarla, perché ogni passata arrivano i pezzi di pietra che devono essere piazzati e poi il calcare che appunto viene messo esternamente, quindi più pietra che calcare, questo cavolo di piramide. Ci metteremo un pochettino. Abbiamo pure la maspata, come si chiama? Maspata, oddio, non lo so dire. Vabbè, il grande tempio di Ptah, che ci aiuta un pochettino qua nella cosa. Guarda che bello, guarda che bello. È così, stanno piazzando gli ultimi pezzettini. È proprio inclinata, come nell'immagine. È bellissima questa cosa, quando tu giochi un gioco che ti dà pure la storia. Ci insegna. Vai. Questi sono giochi, no? Queste cavolate qua. Fortnite, cavolate varie, non hanno senso. Ma vabbè. Insomma, c'è anche il problema che non va tanto di moda la storia. Ma vabbè, uno ci prova, dai, a dargli un pochettino di risonanza.
Anche perché se no studiassimo bene la storia, molte cazzate che succedono sia a livello economico, di guerra, cavolo, non ce ne sarebbero. Vai a spiegare che queste cose succedono sempre, che cioè, basterebbe studiare un minimo per evitare queste cose. Poi non è che il singolo a volte, che magari un singolo non ce la può fare, poi che tanti singoli cominciano la cavolata non capire la correlazione, ci ritrovano sempre, ci ritrovano nei guai. Non si può conoscere tutto, ma proprio oggi, che all'epoca dell'informazione incrociata, abbiamo la possibilità di vedere come se avessimo la biblioteca di Alessandria d'Egitto a portata di tutti, o quasi. È delirante questa cosa. Piccolo sforzo. Va bene. Siamo all'ultima fase. Ci sono gli ultimi pezzi di calcare da posizionare la piramide per rendere questo bianco particolare, splendente. Ora c'è il discorso che bisogna prendere come ultima fase, già l'avevo anticipato, il fatto dei blocchi di granito. Voleva granito che qua è colorato di nero, di granito nero.
E dopo che sono passati un po' di mesi, anzi forse anche qualche anno in più, nel 2500, non so che, qua. Sì, 2551 a.C., la nostra piramide finalmente arriva i pezzi di granito, pezzi di granito per completarla, per completare la missione. Che dire ragazzi, è stato un viaggio sì, a giocare il gioco, come al solito c'è un po' di difficoltà e va benissimo così, uno non se ne deve lamentare. Prima tanto conoscere, prima di poter capire quali sono le meccaniche giuste per ogni mappa, abbiamo cercato Snefru e oggi ho imparato qualcosa di nuovo. Spero anche voi. Se venite a Palermo, andate a vedere la pietra di Palermo, a quanto pare, che è unica al mondo ed è un pezzo di storia di quella grossa, perché stiamo parlando degli antichi egizi, proprio antiche dinastie, è l'unico reperto che dice qualcosa. Va bene. E niente, ci ritroviamo alla prossima mappa e andremo ad Ashur, al nord di Ashur, che faremo la piramide rossa, a quanto pare. Abbiamo fatto tutte, abbiamo fatto quella di medio, abbiamo fatto quella del sud, che questa è qua smussata, ora ci tocca quella rossa. Sarà bellino vedere come viene nel gioco la piramide rossa, eh? Anche perché in che modo visivo, cioè, l'hanno fatto bene. Quindi, ciao!